Salve a tutti, mi presento, sono la dottoressa Narita Ungaro, psicologa psicoterapeuta e membro della Società Italiana Psicologi dell'Emergenza nella sezione regionale Puglia. Oggi sono qui per potervi parlare da un punto di vista professionale ed esperienziale sul campo. Vorrei parlarvi oggi soprattutto delle emozioni che stanno travolgendo un po' le nostre vite in questo momento così particolare, un momento inedito, un'emergenza che non ha pari e che ci ha visti costretti a privarci delle libertà, del lavoro, dei propri affetti, della quotidianità. Che cosa sta succedendo al nostro modo di pensare? Quali sono le emozioni più comuni e soprattutto quali sono quelle sane che possono sfociare nel patologico? Cominciamo a parlare dell'emozione più antica, più nota, che è la paura. La paura è un'emozione appunto che nasce con lo scopo di preservarci dal pericolo, con lo scopo di proteggerci. Ma finché appunto il pericolo è un pericolo reale, ok, la paura è positiva, la paura è un'emozione sana. Mentre se il pericolo percepito è un pericolo surreale, un pericolo più alto, diciamo, un pericolo che a volte non è del tutto reale, allora che succede? Questa paura sfocia in quella che è chiamata ansia e che ci mette poi nella condizione di manifestare comportamenti a volte irrazionali. Allora pensiamo per esempio alla corsa ai supermercati per fare una scorta di cibo esagerata proprio per la paura poi di, non, di rimanere senza alimenti, senza cibo, senza poterci alimentare. Quindi cominciamo a fare appunto questa distinzione. Pericolo reale e pericolo percepito. Cosa succede se noi, per esempio, siamo a casa e stiamo mettendo in atto tutte le regole, tutte le precauzioni per evitare il contagio, ma nonostante questo ci andiamo a lavare continuamente le mani, non ci affacciamo nemmeno al balcone per paura del contagio? Beh, questo è un classico esempio di paura per un pericolo che non è del tutto reale, perché se noi siamo a casa dovremmo essere in una situazione protetta, ok? Poi cominciamo anche a parlare dell'altra faccia della paura, che appunto è il panico. Ecco, abbiamo fatto prima l'esempio della corsa ai supermercati. Lì si è scatenato come anche la corsa al prendere l'ultimo treno che ci portava dal nord al sud. Ecco, questi sono comportamenti irrazionali, comportamenti che scatenano quello che chiamiamo il panico di massa. Il panico di massa è un panico, è appunto una paura esagerata, esasperata, che a volte ci mette in pericolo più del reale pericolo che stiamo vivendo. E questo è un altro aspetto. Se invece volessimo parlare di tutte quelle persone che stanno uscendo senza mascherine, si aggregano e vanno in giro durante la giornata anche per motivi banali, queste persone possiamo chiamarle incoscienti per quello che è nella nostra visione normale. Mentre che cosa succede? Queste persone potrebbero non aver percepito il pericolo reale. Ok? Quindi ecco perché si parla di pericolo percepito. E potrebbero aver messo in atto quella che si chiama negazione, che è un altro meccanismo di difesa. La negazione del pericolo. Quindi io, secondo me, non sono attaccabile da questo virus. E quindi, in un certo senso, è come se lo negassi. E metto in atto altri comportamenti pericolosi per me, per i miei concittadini o per i miei cari, per i miei familiari. Quindi, detto questo, bisogna fare molta attenzione a quello che è il pericolo, reale. Cercare di mantenere quanta più calma possibile, essere razionali, cercare semplicemente di mettere in atto tutto quello che sono le regole che ci sono imposte dal Ministero della Salute. Ma se vediamo che stiamo andando incontro a queste paure, diciamo, più razionali, a mettere in atto comportamenti esagerati, diciamo, rispetto
a quelle che sono le normali regole, ecco, allora fermiamoci un attimo e capiamo dove stiamo sbagliando. Ecco, a tal proposito, prima di salutarvi, vorrei darvi una breve informazione. Ho attivato la possibilità di un supporto telefonico gratuito, quindi potete contattarmi se volete al mio numero, previo appuntamento tramite WhatsApp, mio cellulare 338 3807 117, oppure attraverso la mia pagina Facebook, Studio di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, dottoressa Narita Ungaro. O ancora potete farlo via mail all'indirizzo annaritaungaro@alice.it. Spero di essere stata chiara, per tutti e di avervi portato un po' di speranza. E a presto, e ricordiamoci che andrà tutto bene.